Il randagismo dei gatti è uno dei problemi delle amministrazioni pubbliche che devono temperare anche al controllo delle nascite. Un aiuto arriva dai gattili privati, ma ora sono pochi. Ad esempio, l'associazione Sfigatte rischia di scomparire a causa dei troppi debiti. Se ne parla oggi in hashtag Le Storie di Argo. Contare i gatti che hanno aiutato è quasi impossibile, si supera il migliaio, ma oggi l'attività dell'associazione di volontariato Le Sfigatte ha subito un brusco arresto e rischia di scomparire a causa dei troppi debiti. Non abbiamo chiuso l'attività, nel senso che continuiamo a occuparci di adozioni, delle colonie. Non possiamo più farci carico purtroppo di gatti che richiedano un intervento economico da parte nostra perché abbiamo superato i limiti. Da 7 anni l'associazione Le Sfigatte si occupa di sterilizzare i randagi, di mantenere le colonie presenti a Torino e trovare un'adozione ai gatti domestici abbandonati o in via di abbandono. Ora i debiti però sfiorano i 20.000 euro. E se si devono fare terapie, indagini diagnostiche, sterilizzazioni, operazioni, tutto costa, per quanto noi siamo convenzionate con i veterinari, ma le cifre sono molto elevate. Il grande sogno delle Sfigatte rimane nel cassetto. Da qualche tempo hanno ricevuto in comodato d'uso da una fondazione ambientalista una cascina con legno ed è qui che vogliono fare sorgere Micio Villaggio. Abbiamo il terreno dove i gatti possono stare liberi e tranquilli, ma ci mancano tantissime strutture e soprattutto ci mancano persone che vogliono condividere con noi questo progetto. Per aiutare l'associazione si può fare una donazione, le coordinate si trovano nel sito lesfigatte.org oppure si può partecipare 15 euro alla pericena del 22 ottobre a Casa Cantù in via Virle 19 a Torino. Le Sfigatte continueranno a raccogliere le segnalazioni dei casi più urgenti.